Buonasera, oggi parliamo con i partecipanti al corso di Accademia del Paziente Esperto Eopati e abbiamo voluto questo incontro, seppur virtuale, per conoscerci meglio e chiedere a chi segue la nostra formazione un parere sul corso e sui suoi contenuti. Ci puoi dire il tuo nome? Daniele Oliveri. Ciao, mi chiamo Anna Chiara. Buongiorno, io mi chiamo Ursula Bonetti. Di che cosa ti occupi? Lavoro nella direzione acquisti di una grande azienda di trasporto aereo. Io sono risk manager, quindi mi occupo di creare modelli di valutazione dei rischi. Allora, io sono una libera professionista, ho lavorato come progettista in diversi ambiti. E sei un paziente oppure un caregiver? Sono un caregiver, precisamente di mio figlio di 8 anni, che è nato con una malattia muscolare genetica. Sono un caregiver, sono la mamma di Gianmarco che ha 4 anni ed è affetto dalla mutazione del gene NHA1, una malattia rarissima. Sono un paziente io stessa, compio 50 anni di paziente, ho il diabete da quando sono piccola. Come hai conosciuto il nostro corso di formazione? Me ne ha parlato una corsista del corso precedente e mi ha trasmesso talmente tanto entusiasmo che mi ha convinto a provarci. L'ho conosciuto da altri genitori che fanno parte della nostra associazione Famiglie NHA1. Ho conosciuto Dominique, mi sono letteralmente innamorata del progetto Eupati, che ho trovato già di prima presentazione il necessario approfondimento anche tecnico per un percorso di professionalizzazione in questo senso. E quindi quali sono i motivi per cui ti sei candidato? Mi sono candidato per avere un ruolo un po' più consapevole, un po' più attivo e non solo da spettatore in tutta la filiera del farmaco, quindi dalla sua scoperta fino alla immissione in commercio. Beh, la nostra associazione sta raccogliendo dei fondi da destinare alla ricerca sulla mutazione del gene NHA1 e quindi vogliamo essere preparati e essere in grado di dare il nostro supporto nel momento opportuno. Sentivo la necessità di approfondire proprio il lato tecnico più relativo alla ricerca e all'iter di regolamentazione sia dei farmaci che dei device. Naturalmente non solo relativo alla mia patologia, ma spero di poter essere utile, di poter contribuire, alla, come dire, alla delineazione sempre più, come posso dire, più forte della figura del paziente esperto. Se ci dovessi dire tre cose che ti aspetti da questa esperienza, quali potrebbero essere? Aumentare la mia conoscenza di tutto il percorso, conoscenza poi da poter condividere anche con gli altri dell'associazione di cui faccio parte. Avere poi la possibilità di conoscere anche altre persone che vivono un'esperienza simile alla mia è anche una crescita personale. Ritengo che lo studio sia il principale canale per permetterci di evolvere e non rimanere fermi dove siamo. Innanzitutto acquisire un linguaggio tecnico che non è facile, però permette di seguire meglio i ricercatori e anche le conferenze, ad esempio. Poi avere ben chiaro tutto il processo di vita di un farmaco e poi fare rete con gli altri pazienti esperti, le altre associazioni in Italia, che penso sia importante per darci sostegno nell'ambito. Avere un bagaglio scientifico in questo settore che mi permette di lavorare in modo sempre più professionale, quindi per me è assolutamente uno l'obiettivo di questo corso. Come ti vedi alla fine di questa esperienza formativa? Mi vedo più consapevole, più sicuro delle mie conoscenze per poter quindi affrontare eventuali tavoli e riunioni dove si parla appunto dello sviluppo di un farmaco. Mi vedo più pronta e più consapevole di dove stiamo andando e di quello che dobbiamo fare. Spero di vedermi con maggiore preparazione che mi possa permettere di lavorare sempre meglio in questo settore in cui già lavoro. E il tuo sogno più grande qual è? Qui chiaramente vado un po' sul personale, vorrei che un giorno in futuro mio figlio possa sostenere me, come ora io sto sostenendo lui. Questo ovviamente vorrebbe dire tantissime cose, tra cui poter uscire guarito dalla sua malattia. Ovviamente il mio sogno più grande è trovare una cura per la mutazione del gene NHA1. Non parlo di sogni, ma di
dimensione progettuale. È proprio quella di contribuire alla definizione del paziente esperto e portarlo sempre in più ampio. Visto che con i tuoi colleghi non vi siete mai incontrati di persona, vuoi mandargli un messaggio a distanza per salutarli? Vorrei conoscervi il prima possibile di persona. Vorrei tanto scambiare due chiacchiere con ognuno di voi. Per ora andiamo avanti così e speriamo di vederci presto. Sì, ci dobbiamo fare una promessa, che è quella di vederci dal vivo alla fine di questa pandemia. Io spero che questo possa avvenire presto. Credo che tutti sentiamo la necessità di conoscerci. Ci puoi raccontare brevemente la tua esperienza di studio, l'esame, come ti sei trovato? L'ho trovato veramente interessante, anche se difficile, perché sono argomenti che inizio, diciamo, a conoscere adesso. Il test finale l'ho trovato impegnativo ma molto utile, perché comunque mi ha aiutato e mi ha permesso di rivedere alcuni argomenti che probabilmente non avevo approfondito bene. Lo studio è impegnativo perché deve essere coordinato con tutte le altre cose che dobbiamo fare nel corso della giornata, però è stato molto importante perché mi ha permesso di arrivare ai workshop in maniera preparata e quindi di prestare più attenzione alle cose che ritenevo più importanti per me o che avevo capito meno. Ho dovuto riprendere in mano un pochino la materia, ma l'ho fatto con molta passione, impegnativo ma bello.